Amici di Onda Libera TV, siamo a Pesaro, nella sala del Consiglio Comunale, dove l'onorevole Giulietto Chiesa presenterà il suo libro Invece della Catastrofe. Allora, sembra un titolo ottimistico. A metà, bisogna vedere se si piglia l'invece o se si piglia la catastrofe. In realtà non è ottimistico per niente, perché quell'invece è grosso così e invece la catastrofe, secondo me, incombe gigantesca. Ieri ho letto una dichiarazione dell'ex primo ministro francese De Villepin, che adesso è diventato capo dell'agenzia cinese di rating nuova, il quale ha detto: siamo in una situazione in cui l'esempio migliore è un camion carico di tritolo che sta arrivando a tutta velocità sopra di noi. Questa è la definizione di De Villepin, io ci credo, credo che abbia ragione. Quindi non è ottimistico. C'è un qualcosa che si può fare, cioè che possiamo fare, che gli stati possono fare o che l'Italia possa fare? Perché mi sembra che la situazione italiana sia leggermente peggiore. Stavo pensando che lei diceva che è un po' migliore. No, la situazione italiana è molto grave e non ci sono segni di ripresa, bluffano quando dicono questa cosa qua, ma purtroppo il problema dell'Italia è un piccolo pezzo del mosaico gigantesco, che è un problema irrisolvibile. Oggi come oggi è irrisolvibile, se non cambiando le regole con cui siamo stati portati a questo disastro, non possono portarci fuori da questo disastro. Mi sembra quasi lapalissiano. A prima vista sembra che ci sia troppo capitale che ancora specula e poco capitale che produce. Il problema penso che sia di dover cambiare le logiche della produzione, cosa che invece stenta ad arrivare. Bisogna cambiare le logiche del capitale, per l'appunto, perché questa situazione è diventata insostenibile proprio perché il capitale, cioè il denaro, è diventato il dominatore totale, incontrastato, cioè ha cancellato la politica e soprattutto il denaro viene prodotto in quantità sterminata, senza controllo, in forma di debito. La questione è così, è chiara come il sole, la vedremmo tutti se ce la facessero vedere. In realtà non ce la dicono, ci dicono il contrario e ci dicono che noi dobbiamo pagare questo debito. Ma la cosa gigantesca, e ce l'abbiamo sotto gli occhi adesso, cioè il capitale è debito, puro debito, altro che attività industriali. Il capitale serve per questo capitale finto nel quale viviamo. È quello che ha tenuto in piedi il malato terminale, facendo consumare a miliardi di persone beni che non sono più in grado di comprare. Cioè ti dicono compra, anzi ti spingono, ti invitano, ti hanno invitato fino a ieri, compra disperatamente, ma devi comprare a debito. E quindi il debito delle persone, non stiamo parlando solo del debito pubblico, stiamo parlando del debito delle persone, cioè delle famiglie, del debito delle imprese e del debito degli stati. Tutto questo debito è diventato una gigantesca mongolfiera che si sta alzando in cielo indefinitamente. Ma guardate quello che succede negli Stati Uniti d'America. Sto parlando dell'America, non sto parlando del Liechtenstein. L'America è in fallimento totale. Hanno già aumentato il tetto del debito nel corso degli ultimi anni 64 volte. Che vuol dire che questo debito continua a estendersi? Adesso abbiamo visto la crisi a un pelo dal default. Adesso stamattina leggevo sul giornale, hanno scongiurato il default, ma l'America ha perduto in questa settimana 30 miliardi di dollari secchi. Perché? Ma perché sono tutti terrorizzati e che tutti capiscono che da qui a febbraio forse possono aggiustarlo un'altra volta, ma i tempi si stanno facendo strettissimi. Allora, tutto questo cosa ci dice? Che se rimaniamo con queste regole siamo fregati tutti, perché se c'è un default dell'America va in default tutto l'Occidente, non dico tutto il mondo, ma sicuramente tutto l'Occidente. La Cina resterà fuori, l'India resterà fuori in parte, il Brasile resterà fuori, noi saremo dentro fino al collo. Quindi la situazione è seria, molto seria, e non c'è il minimo cenno da parte delle classi dirigenti di affrontare la questione. Di cambiare rotta. Non c'è. Questo è il quadro. Posso dire ai suoi lettori la mia ultima, purtroppo nera previsione, è che in queste condizioni, quando oramai lo sviluppo non è più possibile nei vecchi termini e quando le risorse scarseggiano, si delinea una situazione molto pericolosa nell'immediato, perché chi non ha più
le risorse se le andrà a prendere, se è forte abbastanza, con la forza. E quindi il rischio di una guerra è molto alto. Quando il Papa Francesco dice quella frase che ha detto, siccome io la dico da molti anni, e come dire, delle volte che uno dice, la terza guerra mondiale, ma che stai dicendo? Sei impazzito? Si sta così bene? E io per molti anni l'ho detto, guardate che noi negli ultimi anni, dall'11 di settembre in avanti, io questo lo vedo con grande chiarezza, ho scritto 4 libri, 5 anzi, improvvisamente scopro che il Papa Francesco dice la stessa cosa, stiamo attenti che potrebbe diventare l'inizio della terza guerra mondiale. Ecco, questo è, se qualcheduno aveva dei dubbi, siccome io mi fido non tanto di Papa Francesco, ma del fatto che il Vaticano è un grande centro di osservazione mondiale, se si dice una cosa di questa gravità non la si dice per caso, è un grande allarme. Allora, prendiamo atto che questo allarme, almeno qualcuno lo vede, io saluto con molto favore il fatto che lo abbia detto, bene, però questo significa adesso rimboccarsi le maniche e dire, io ho un programma politico molto semplice. In questo programma politico io metto al primo punto questa frase, che la voglio lasciare anche nella sua web TV. L'Italia dovrebbe dichiarare ora, subito, immediatamente, che non parteciperà più a nessuna azione militare fuori dai suoi confini. Prima cosa da fare, perché anche l'Europa lo faccia. Noi dobbiamo uscire dalla guerra subito e dobbiamo avvertire tutto il mondo che noi non prenderemo parte alla guerra. Quindi che non dobbiamo comprare gli F-135, quindi che dobbiamo cambiare il ruolo dell'esercito, quindi che bisogna ritornare ad avere un esercito di leva e non un esercito professionale, ma che sia completamente riorganizzato in funzione della salvaguardia contro le calamità naturali e per difendere il territorio e i cittadini che stanno sul territorio. Questo è il mio programma. Bene, grazie per questa sua bellissima testimonianza. Amici di Onda Libera TV, un saluto. Arrivederci a tutti, buona fortuna soprattutto. Per tutti noi. Grazie.